buon pomeriggio. Esattamente Jacopo, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori da Francavilla al Mare presso lo stabilimento Baia delle Sirene, dove siamo ospiti per parlare con Cristian Di Santo, presidente della società di salvamento Lifeguard di Pescara, oltre che coordinatore della scuola italiana Cani da Salvataggio. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito, Di Santo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, un mare splendido, una giornata estiva, quanto di meglio è difficile davvero chiedere per quanto riguarda proprio questo sabato di quasi metà luglio. Oggi parliamo di salvataggio in mare, di quello che voi fate con la società italiana di salvamento. Alle nostre spalle vediamo un moscone, vediamo dei cani da salvataggio che sono in acqua e c'è anche la moto d'acqua qualche metro più in là. Esattamente, sono giornate all'insegna del divertimento dei bagnanti, ma anche da parte nostra all'insegna della sicurezza in acqua. Come potete vedere ci sono i nostri mezzi nautici all'insegna della salvaguardia, anche i cani di salvataggio con il nostro impianto di salvataggio che si disloca in più di 60 postazioni su Pescara, all'insegna della sicurezza e anche del divertimento. Nel mese di giugno siamo partiti un po' con una certa tensione dopo il virus e dopo il Covid, anche perché ci sono state le nuove leggi che hanno emanato cambiando anche il soccorso balneare. Ovviamente i bagnanti sono stati anche all'inizio un po' tesi, ma devo dire che stanno rispettando tutte le regole in maniera significativa, non solo loro, anche i stabilimenti balneari. Di Santo, come è cambiato il vostro lavoro, il lavoro degli angeli del mare nel periodo del Covid? Perché ovviamente questa emergenza un po' complica anche il vostro lavoro. Esattamente, il Ministero della Salute ha suddiviso le fasi in due aspetti, il salvataggio. Uno è quello del soccorso in acqua. Il soccorso in acqua viene effettuato con il bagno di salvataggio, deve opportunamente mettersi una mascherina ed un boccaglio, poi c'è il recupero e c'è poi il soccorso a terra, dove il bagnino non deve toccare, quindi non deve assolutamente più effettuare la respirazione bocca a bocca, che tra l'altro non si fa più da tanti anni, ma deve usare il pallone ambu per quanto riguarda la rianimazione e deve usare anche l'ossigeno come medicinale per quanto riguarda il pericolante. Questi sono i due cambiamenti, ci si avvicinerà al pericolante senza toccarlo, quindi passando un Baywatch o meno, ma tutto questo comunque si vede svanire se il pericolante è in una situazione molto grave, e allora lì si interviene perché bisogna calcolare la gravità rispetto al rischio di poter prendere un virus, anche perché i nostri ragazzi appena dopo faranno degli esami e degli accertamenti. Ricordiamo che solo lo scorso anno avete effettuato 40 salvataggi in mare di persone che erano in pericolo di vita in tutto l'Abruzzo, perché voi, lo ricordiamo, operate su tutta la costa abruzzese. Fino ad oggi, fortunatamente, in questa stagione le cose stanno andando decisamente meglio. Purtroppo c'è stato un annegamento qualche giorno fa a Montesilvano a causa di un malore, ma per il resto dobbiamo dire che fino a questo momento le cose stanno andando bene da questo punto di vista. Assolutamente sì, noi operiamo in tutta Italia, ovviamente siamo molto concentrati sulla costa abruzzese. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto un incidente, una persona che ha perso la vita in acqua proprio a causa di un malore, probabilmente un infarto a Montesilvano. Per il resto sta andando tutto in maniera veramente, veramente regolare. La grande collaborazione poi con la Guardia Costiera per il progetto Mare Sicuro che abbiamo ogni anno, che la Guardia Costiera effettua su tutto il litorale nazionale, e anche qui a Pescara, in Abruzzo, assieme a loro controlliamo quello che è e salvaguardiamo la sicurezza dei bagnanti in mare. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella da studio, vogliamo spiegare brevemente come funziona il vostro soccorso appena scatta l'allarme per un bagnante in difficoltà? Assolutamente sì, il soccorso, il primo anello del soccorso ce lo dà il bagnino di salvataggio.
salvataggio. Il bagnino di salvataggio, una volta avvistato il pericolante, si precipita e mentre le postazioni ai lati chiamano i soccorsi, e nel caso in cui dovessimo avere la moto d'acqua nelle vicinanze o delle unità cinofili che passeggiano comunque su tutto il litorale, si avvicinano a dare una mano a quest'ultimo. Inoltre avvertiamo anche il 118 e la Guardia Costiera Pescarese, dove verranno anche loro in supporto a questo. Questo è quanto riguarda tutto l'impianto del soccorso che c'è dietro una postazione di salvataggio. Ecco perché si parla di piano collettivo di salvamento, proprio perché c'è un team dietro il bagnino. Ovviamente vorrei ricordare quelle che sono le regole per un bagno sicuro, certo. Come ad esempio vi consigliamo sempre di fare il bagno in due, anche perché se io e te Paolo ci andiamo a fare il bagno, io sono in difficoltà, tu puoi darmi una mano o viceversa. Per le persone che non sanno nuotare non devono sorpassare i limiti di acque sicure, mentre sconsigliamo vivamente di entrare in acqua accaldati, che sono uno degli incidenti maggiori che abbiamo in mare, proprio perché entrando in acqua accaldati si ha uno shock termico dove si rischia di perdere conoscenza e quindi di conseguenza annegare. Jacopo, a te la linea. Sì, innanzitutto buon pomeriggio a Cristian Di Santo. Volevo chiedere se, insomma, per arrivare ad un'estate ancora più sicura, coloro che si occupano di salvataggi in mare hanno dovuto procedere ad una formazione ulteriore per poi avvicinarsi alle spiagge rispetto a come non avevano fatto fino per esempio al 2019. Buongiorno a te Jacopo, assolutamente sì, abbiamo avuto delle grandi difficoltà perché il lockdown è finito, come ricordiamo, il 18 maggio, ma già prima del 18 maggio eravamo dentro, diciamo, le nostre case a lavorare in maniera con i computer, con le nuove tecnologie. Stavamo già lavorando con la sezione centrale che è a Genova per mettere in piedi quelle che sono state oggi le attuali manovre di soccorso. I bagnini tutti hanno dovuto eseguire una formazione, un retraining apposita per questa nuova stagione balneare, e infatti hanno ricevuto tutti l'attestato per soccorritore di Covid 2020. Poi un'altra curiosità, che però riguarda probabilmente una specie di feedback che avete in queste settimane, immagino. Chiedo, ci si avvicina in maniera un po' più circospetta all'acqua rispetto a quanto non fosse stato negli ultimi anni? Cioè il bagnante entra in acqua solamente se strettamente necessario, oppure a distanza di qualche giorno, di qualche settimana, oramai siamo in estate inoltrata, oramai c'è discreta sicurezza, ecco. Beh, assolutamente no, devo dire che più passano gli anni e più i bagnanti sanno come comportarsi, sono sempre più educati rispetto agli anni passati. Sì, all'inizio c'è stato un po' di tensione, ma devo dire che in maniera molto educata i bagnanti stanno rispettando le regole e si stanno godendo questa stagione estiva che sta partendo veramente come non si aspettava. Ovviamente siamo ancora in una fase di ripresa, ma devo dire che i bagnanti sono contenti e hanno la voglia e l'amore di gustare il mare, quindi si stanno comportando bene. Prima Paolo ha citato il dato di... Sì, Paolo, dimmi. No, io avevo fatto avvicinare, scusami se ti ho interrotto, gli istruttori con i due cani, perché credo sia davvero uno spettacolo vederli proprio a qualche centimetro dalla nostra postazione, perché sono davvero dei cani spettacolari. Prego a te, sì. Jacopo. Sì, no, volevo chiedere quale, insomma, ecco, anche la possibilità di utilizzare i cani da salvataggio, insomma, è un'ulteriore sicurezza. Ci vuole spiegare un po' quello che fanno questi animali nel momento in cui viene chiesto un soccorso? Assolutamente sì, sono delle unità cinofili dove hanno delle postazioni fisse o anche delle postazioni mobili, quindi sono in ausilio alle attuali postazioni di salvataggio. E sono formate da unità uomo-cane, dove loro hanno un feeling pazzesco, perché ovviamente il cane e l'uomo vivono assieme in questo caso. C'è una grande formazione che fanno alle spalle, dura oltre 2 anni prima di poter essere brevettati ed essere operativi in acqua. È una struttura bellissima perché è veramente emozionante vedere un bagnante in difficoltà e il cane subito si rende conto di quello che è il pericolo e va assieme al padrone, lo segue proprio. Non solo lo segue
verso il pericolante, ma al ritorno, cosa bellissima, lo trasporta direttamente il cane. A volte il padrone, il conduttore non sta davanti il suo amico a quattro zampe, ma sta dietro, mentre in questo caso possiamo avere il Labrador che ritorna da solo portando un pericolante a terra. Fantastico, fantastico. Paolo, a te per la chiusura. Sì, intanto vogliamo Di Santo spiegare anche il vostro soprannome Compagnia del Mare, insomma la vostra è una associazione che si dedica davvero anima e corpo 24 ore su 24 durante il periodo estivo alla salvaguardia dei bagnanti. Beh sì, è nata negli anni 90 ed è un servizio molto richiesto anche a livello nazionale, assieme anche alla nostra sede centrale, quindi è un'attività che ormai lo abbiamo nel sangue e ogni anno lo miglioriamo sempre più con quelli che possono essere e che sono gli ausili al salvataggio, assolutamente sì. Per chiudere, l'ultimissima, siamo quasi a metà luglio, la stagione è iniziata, come sta andando e quali sono gli auspici soprattutto per il mese di agosto? Beh, noi prevediamo una maggiore affluenza per il mese di agosto rispetto a luglio. Abbiamo notato che le persone si stanno preparando e vogliono godersi questa stagione estiva, visto che siamo rimasti diciamo rinchiusi dentro casa. Quindi c'è questa voglia di vivere, questa voglia di fare da parte di tutti, nel rispetto anche delle regole, sicuramente sì. Noi ovviamente più ci sono dei bagnanti in acqua e più siamo tesi, ma questo è un nostro problema, non è un problema dei bagnanti. I bagnanti devono pensare a rispettare le regole e a godersi quella che è la stagione estiva 2020, che penso che ce lo ricorderemo a lungo. E dunque io ringrazio davvero di cuore sentitamente Cristian Di Santo, presidente della società di salvamento Lifeguard di Pescara Compagnia del Mare. Di Santo è tra l'altro anche coordinatore della Scuola Italiana Cani. Io ringrazio anche gli istruttori dei due cani che ovviamente sono stati al nostro fianco in acqua, i piloti delle moto d'acqua, ovviamente anche i bagnini sul Moscone. Ringrazio Roberto Pulimanti come sempre per l'assistenza tecnica. Da Francavilla al Mare, dallo stabilimento Baia delle Sirene, tutto, linea che può tornare allo studio.